Abbiamo recentemente parlato di energia eolica, ma quanto è che veramente e globalmente si investe in energie alternative? Abbiamo uno studio, un rapporto fatto da Bloomberg New Energy Finance e dalla Frankfurt School of Finance and Management e noi cerchiamo di fare il punto della situazione proprio con questo studio nel prossimo servizio. The landscape around Naivasha town, about an hour's drive from Kenya's capital Nairobi, is dotted with snaking white pipes and steel drums. Rather like a modern day snake. Global Trends in Renewable Energy Investment 2011 è il nuovo rapporto del UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che rivela lo stato degli investimenti energetici a livello globale. Quest'anno il report rivela una crescita esponenziale degli investimenti per lo sviluppo delle rinnovabili, tanto da far ipotizzare, per il prossimo futuro, un sorpasso delle stesse rispetto a quelle fossili. Infatti, 211 miliardi di dollari sono stati spesi per l'implementazione delle fonti alternative, contro 219 miliardi versati, nello stesso periodo, per lo sviluppo di quelle di origine fossile. Ma ciò che colpisce l'immaginario, più di ogni altra questione, è l'accelerazione impresa alle prime dal 2009 a oggi, facendo segnare un più 32% degli investimenti che si sarebbero realizzati prevalentemente nei paesi in via di sviluppo, per i quali le spese per il solare, il geotermico, l'idroelettrico e l'eolico hanno superato quelle degli stati industrializzati di circa 2 miliardi. Chi ha saputo fare meglio, comunque, è sicuramente la Cina, 48,9 miliardi di dollari, seguita dalla Germania, 41 miliardi, e dagli Stati Uniti, 29,6 miliardi. In Europa seguono l'Italia, 5,5 miliardi, la Francia, 2,7 miliardi, e la Repubblica Ceca.